con le riprese di Pietro Bertocci anche questa sera, sempre al servizio di Grosseto Sport e in modo particolare, veramente sempre dietro al sottoscritto, Dario Giacomini. Veramente complimenti vivissimi, non tanto perché hai passato il turno, hai conquistato la semifinale, ma nel primo tempo hai fatto vedere un gioco che è la prima volta che si vede qui al Passalacqua quest'anno, il primo tempo. Intanto ti ringrazio tantissimo per i complimenti. Effettivamente il primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita. Il secondo tempo siamo Il partiti. primo gol, scusami, devo tornare lì perché proprio qui davanti alla nostra postazione si è visto il primo pallone che ha dato Makarov, ha dato là qui da, proprio Sì, da vostra metà campo, con un'azione tutta di prima, in velocità, roba veramente da cineteca. Hai pienamente ragione, hanno fatto un gran gol, la punta si è tirata indietro, è entrata l'altra punta, ha aspettato il momento buono per l'inserimento dell'altro esterno, insomma un gol che si vede difficilmente in campi dilettantistici, dai. Nella ripresa hai subito il Grosseto, perché il Grosseto, anche se non ha fatto vedere grande, però in area ci ha giocato e poteva benissimo fare un po' di gol, e secondo me poi, però ha trovato poi il gol del pareggio al 4 minuti di recupero, erano 5, e te in quel momento lì cosa hai pensato? Perché la squadra che va ai supplementari, aver fatto un gol subito, aver pareggiato una partita in extremis, doveva essere sull'ali dell'entusiasmo, invece. Effettivamente un gol preso a 15 secondi dalla fine ammazzerebbe chiunque. Invece noi, ma è tutto l'anno che in questi momenti di difficoltà riusciamo a mantenere la calma, la forza, e ci abbiamo lavorato tanto anche sotto questo punto di vista, questo aspetto caratteriale. Hai detto bene, per me è stato proprio lì la forza della squadra oggi, subire un gol a 15 secondi dalla fine, non abbattersi e poi vincerla, è anche bene. Non tragga in inganno il punteggio 5-2, che è un punteggio pesante per quello che abbiamo visto, però la forza dei tuoi ragazzi è stata quella un po' mentale, Sì. a differenza di qualche ragazzo del Grosseto che ora oggi mi è sembrato un po' sceso in campo un po' troppo nervosismo. Sì, è stata una partita molto ruvida. E noi siamo stati veramente bravi in quello, abbiamo tenuto la testa ben salda, attaccata al collo e siamo stati bravi proprio a livello laterale. Poi ovviamente c'è stato anche qualche singolo che ha fatto dei gol, la punizione di Mario, vabbè, quello fa parte, ci sa noi, quindi è bene, bene sfruttarlo. Ora ti lascio e volevo dirti, siccome ho parlato anche con Roberto Pistolesi, responsabile del settore giovanile della S Venturina, e mi ha detto che vi mancava qualche giocatore, è vero? Sì, qualcuno ci manca, Importanti. sì, perché hanno cominciato a lavorare, quindi Se che non ci saranno nemmeno nella semifinale. credo di no, ormai Sono lavorano. questi, sono questi. Sì, senza Makarov, che purtroppo me l'hanno buttato fuori Dalla dalla panchina. Dario, panchina, sì. Vabbè, si farà con quelli che siamo, dai. veramente complimenti ancora una volta e ci Grazie vediamo alla semifinale. mille, grazie mille.